Ciao, mi chiamo Massimo Bulgarelli, vengo da Roma e ho diretto questo film che si chiama L'ultimo regalo. Buona visione. Primo giorno da sposi per noi, guardate le fedi, siamo felicissimi. Parla per te. Comunque il matrimonio è andato benissimo e volevo dire a tutti i miei followers che prima di arrivare a Parigi come viaggio di nozze, facciamo tappa a Milano. No, ma quella è Milano. Sì, voglio scattare due foto al Duomo. No, non se ne parla proprio, si va dritti a Parigi, punto e basta. C'è una donna nella foto. È in tutte le foto, guarda. Fa paura, sembra un fantasma. Sì, di fantasmi, a Parco Sempione, ma per favore. Però scusa, tu non te ne sei accorto che c'era mentre scattavamo? No, noi guardiamo avanti, quella si è messa dietro. Ma guarda che le fanno queste cose, sono scherzi. Ho capito, ma che razza di scherzi sono? Oh, tranquilla, anche io l'ho fatto tantissime volte. Quando qualcuno si spara un selfie, ti metti dietro, fai facce, fai scene. Andiamo in albergo. C'era quella donna. La donna è nero, te lo giuro, era lì. Amore, calmati, siedi. Calmati, brava, guardami. Respira. Out. Respira, in. Out. Brava, così. Domani mattina andiamo dai carabinieri. Sì. Ma però che gli facciamo vedere? Non si capisce nulla. Si mettono a ridere, no? Ho capito, è sempre una donna con un velo che ci segue, fa paura. Senti, siamo in un albergo, c'è il portiere sotto. Hai chiuso la porta a doppia mandata e poi ci sono io, no?
Una così te la metto a tacere. Lasciami fare il bravo marito che difende la moglie ogni tanto. Sì, però non capisco perché sei così restio a portargli quelle foto alla polizia. Ancora? Perché non si capisce nulla, non si vede niente, no? Senti, dai retta a me. Noi domani mattina ci svegliamo alle 8, colazione e ci lasciamo dietro Milano. Direzione Parigi, vive l'amour! Però domani mattina andiamo anche dai carabinieri. Ma ti metti in testa una cosa? Scusa, ma magari una donna pericolosa può fare del male a qualcuno, ci pensi? Hai ragione. Va bene. Una delle leggende più misteriose di Milano è quella della Dama Velata, ovvero il fantasma di una bellissima donna vestita di nero e col volto appunto velato, che irretisce gli uomini, portandoli con sé nelle zone più nascoste di Parco Sempione. Il risultato? I prescelti che si innamorano di lei perdono il senno e spariscono, passando il resto della loro vita a cercarla. Quindi abbiamo incontrato un fantasma? No, non sto dicendo questo, mica sono così scema. Però è inquietante, non trovi? Sì, abbastanza. Va bene, capito. Domani mattina partiamo. Io la smetto con le paranoie. Però a Milano non ci torno più. Buonanotte. Ricordo che c'è un'ordinanza del giudice e devi stare a 300 metri da me. Io ci abito qui. Sei tu che sei tornato da me. E come hai fatto a trovarmi? La tua concubina mette troppe storie Instagram. È mia moglie. Ma cosa vuoi da me? Io mi sono fatta vedere senza farmi vedere. Ti ho rispettato. Volevo solo parlarti. Lei mi ha visto, vero? Qua giù. Che cosa le hai detto? Non sono fatti tuoi. Sai, forse devo andare a presentarmi. Oh, non ci pensare nemmeno, eh. Guarda che oggi stavo andando dai carabinieri. Poi erano cazzi tuoi. Ho dovuto convincerla che sei un fantasma di Milano. L'ho fatto per non sputtanare me, per non mandare in carcere te. E poi lei? Lei non reggerebbe il colpo se uscisse fuori di noi. Le vuoi bene? Ma ami me. Abbiamo scopato per anni, mentre eri con lei. Abbiamo volato, tu avevi le vertigini, io lo so, è così. Dammi una mano, Marco. Andiamo da lei, dille la verità. E torna a volare con me. È piccola mia. Gli amori impossibili sono quelli belli da vivere. Con la coppia diventa tutto ordinario.
Tu questo ancora non lo sai perché sei giovane, fidati. Tu hai 15 anni meno di me, dovresti vivere la tua vita, fare le tue esperienze. Abbiamo vissuto un meraviglioso sogno, ma... Dai, non avrebbe funzionato. Ci abbiamo provato 1000 volte. L'ami come amavi me? No, ovviamente no. Però con lei ho trovato un equilibrio. Gli ho fatto una promessa di matrimonio. Ora io ti chiedo, puoi accettarlo? Puoi portare serenamente nel tuo cuore il ricordo di noi, così come sto facendo io? Me lo puoi fare quest'ultimo regalo? Ti faccio questo regalo. Io ti perdono, Marco. Due sposi romani in viaggio di nozze. Sembrava che tutto andasse bene. Poi all'improvviso, la tragedia. A Milano, l'imprenditore Marco Raggi sparisce nel nulla. Gli inquirenti per il momento non rilasciano dichiarazioni, ma per sua moglie Lavinia non sembra esserci dubbio. Io ho visto quella donna. La dama velata di Parco Sempione è stata lei a rapire mio marito, ne sono sicura. Non crede più plausibile che suo marito abbia affari segreti a Milano? No, non è proprio il tipo. Lui mi racconterebbe tutto.